Il diavolo sulle colline, capitolo ventunesimo. Presi in giro Oreste, che da 3 giorni non tornava più al paese e dormiva in una stanza pian terreno vicino a quella della cuoca. Di lui mi fido, aveva detto Gabriella. Oreste saliva la mattina a svegliarmi e fumavamo alla finestra. È da stanotte che giro nei boschi, mi disse. Perché non hai fischiato? Venivo anch'io. Volevo stare solo. Feci la faccia che avrebbe fatto Pieretto e subito mi dispiacque. Oreste abbassò gli occhi come un cane. C'entra qualcuno in questa storia? Oreste non rispose e guardava la sigaretta. Andiamo sul terrazzo, dissi. Al terrazzo si arrivava per una scaletta di legno che finiva a botola. Non c'eravamo mai saliti. A mezzogiorno Gabriella prendeva il sole lassù. Traversammo il corridoio in punta di piedi. La scaletta scricchiolò maledettamente al nostro peso. Oreste sbucò per primo. Era una specie di loggetta scoperta sotto il cielo e il sole fresco la riempiva tutta. Un muricciolo di mattoni la chiudeva e colonnine tutt'intorno reggevano travi di legno posate a pergola. Sul muricciolo c'erano vasi di gerani scarlatti e le punte scure dei pini affioravano intorno. Mica male, questa donna sa vivere. Oreste guardava perplesso. Sgabelli e accappatoi di spugne e uno sdraio erano piegati contro il muro. Pensai che dallo sdraio aperto non si doveva avere altro che il cielo e i gerani. «Caro mio», disse Oreste, «non c'è bisogno di portarla al pantano. Questa è già nera più di noi». «Dici che prende il sole così?» balbettò. «Ti ha invitato a venirci anche a te?» sorrisi. E di nuovo mi dispiacque. Oreste non staccava gli occhi dagli accappatoi. «Felici le formiche e i calabroni», dissi. «Scendiamo». «Di chi la colpa quel mattino? Di me che scherzavo?» «Oggi ancora pensandoci do la colpa al greppo, alla luna e ai discorsi di Poli. Avrei dovuto dire a Oreste, andiamo a casa». O parlarne con Pieretto. Forse Pieretto avrebbe ancora potuto salvarlo. Ma Pieretto, che capisce tutto, in quei giorni non si accorse di nulla. Del resto il gioco piaceva anche a me. S'avvicinava a mezzogiorno e Gabriella, che per tutta la mattina aveva passeggiato per casa in calzoncini, chiacchierato, sbattuto porte e fatto correre Pinotta, Gabriella spariva d'improvviso, lasciandoci sotto i pini assolati o nella tranquilla veranda a leggere o ascoltarci a vicenda. Oreste ed io ci davamo una rapida occhiata. Era un nostro segreto e a quell'ora di sole trascorreva sospesa, ronzante, troppo lenta. Un mattino che poi andò di sopra e per un po' non lo vedemmo, sentì che Oreste impallidiva. Non ero geloso d'Oreste, io non pensavo seriamente a Gabriella, ma nemmeno mi chiedevo se lui ci pensasse. Mi godevo quel gioco, ecco tutto. Era un po' come un altro segreto del pantano, altrettanto innocuo, e tuttavia stavo attento che Pieretto non capisse. Pieretto era tipo da parlarcene a tavola. Quando pensai di dire a Oreste, ma non ti aspetta Giacinta? Capii che era tardi. Fu la mattina che al mio solito amico Oreste non rispose. Non era più lui. Gabriella gli aveva parlato. Erano usciti al primo sole insieme dopo il temporale della notte e dalla finestra li vidi tornare ridendo sull'erba. Proprio quel mattino Polly non era uscito dalla stanza. Trovai Pieretto e la Pinotta a basso che parlottavano e la Pinotta mi guardò malamente. Pieretto disse che eravamo alle solite. Quel cretino ha fiutato. Pinotta raccontò che era stata chiamata a pulire la vomitura delle coperte. È successo altre volte? Disse Pieretto. Tutte le volte che bevono troppo, disse lei. La sera prima non avevamo bevuto che aranciate. Anzi, l'aria pesante e i primi lampi ci avevano dato un'inquietudine, un malumore che in me si era fatto disagio, vero senso di colpa. E vertendo il discorso sulla nostra permanenza al greppo, avevo detto che era ormai tempo di andarcene. Mi erano saltati tutti addosso, anche lei, a spiegarmi che si stava benissimo e dovevamo ancora fare tante cose. La sola che potrebbe lagnarsi, disse Poli, è Pinotta. Ma Pinotta non può lagnarsi. Allora, il bagliore dei lampi rischiava i pini, avevo detto che non capivo perché venissero a star soli sul greppo se poi avevano bisogno della nostra compagnia. «Oh, presuntuoso!» aveva detto Gabriella, ma un colpo di tuono ci aveva deciso a rientrare e non se n'era più parlato. Adesso Pieretto mi seguì nella camera e discutemmo la ricaduta di Poli. «Me l'aspettavo, quel cretino fa sul serio», diceva Pieretto. «Ha voglia il padre di tenerlo in campagna. Fra un'ora si alza», continuò. «Pericolo non c'è. Questo succede essere figli di Dio». «In caso c'è Oreste», osservai. Pieretto storse la bocca. Pensava a Poli. «È un ragazzo viziato», disse. «La colpa è di questo mondo dove i padri fanno troppi milioni. Così, invece di partire da riva come tutte le bestie, i figli già si trovano nell'acqua profonda quando ancora non sanno nuotare. E allora bevono. Lo sai che vita gli hanno fatta da ragazzo?» Mi raccontò una brutta storia di serve, di governanti, che padre e madre gli avevano tenuto intorno sul greppo fino ai 13-14 anni. Gli avevano insegnato ogni sorta di sciocchezze, di cui la principale era che ricchi si nasce e che era giusto che le donne facessero la riverenza alla mamma. Davanti a Dio, ben inteso, erano tutti suoi figli. Difatti una serva se l'era preso nel letto non ancora 12enne, gli aveva succhiato il midollo per mesi.
Poi, non contenta, lo portava dentro il bosco e ci giocavano a pigliarsi, tanto che Poli era già libertino prima ancora di essere uomo. Per lui la vita è queste cose, diceva Pieretto. Rubava i sonniferi a sua madre per darsi la droga, masticava il tabacco, schiaffeggiava le serve per avere il pretesto di abbracciarle e farsi stringere. Il porco è lui, disse impaziente. Cosa c'entrano i soldi? Non tutti i suoi pari gli somigliano. Gli somigliano sì, disse Pieretto, ma lui ha questo, checché dica la moglie, che è più ingenuo degli altri. E fa sul serio, sai, vedrai che se non muore diventa buddista. Fu allora che intravidi per la finestra Gabriele e Oreste arrivare ridendo. Scivolavano sull'erba ripida e ridevano. Disse a Pieretto, Gabriella, lei non prende la coca? Gabriella ci prende tutti in giro, disse. La diverte. Ma perché stanno insieme? Sono abituati a litigare. Non può darsi che si vogliano bene. Pieretto rise a modo suo e fischiettò. Questa gente, disse, non ha tempo da perdere. I suoi problemi sono più semplici. Casca sempre dalla parte dei soldi. Poi scendemmo in veranda e vidi Oreste e vidi lei. Gabriele era già stata da Poli, che aveva stanza separata dalla sua, e aveva detto al ritorno: il malato è risorto. Nessuno parlò della droga. Sia lei che Oreste ridevano gli occhi, tanto che ci dimenticammo di Poli. Continuammo a discutere un progetto di andare l'indomani a una festa di paese, a ballare, un paese famoso per la fiera di fine agosto. Quando Gabriella si eclissò a mezzogiorno, diedi un rapido sguardo a Oreste e mi accorsi allora che non volle rispondermi. Stava seduto, abbandonato, e rimuginava tra sé, ma ancora gli spendevano gli occhi. Allora pensai sul serio a Giacinta.